Privietta a tutti ragazzi e benvenuti qui incredibilissimo in questo nuovissimo video. Oggi di nuovo siamo su For Honor. Dopo tanto tempo siamo di nuovo sulla campagna di For Honor. Infatti è iniziata la seconda stagione e hanno messo due nuovi eroi. Il Centurione, aspetta che blocca, il Centurione e lo Shinobi, che poi vedo altri quattro spazi, credo aggiungeranno nuovi personaggi, non lo so. Comunque, senza perdere altro tempo, no, ho sbagliato proprio tutto. La mia missione preferita della campagna dei cavalieri è Lupi tra le pecore, che sarebbe l'ultima. Quindi, ragazzi, se non volete spoiler, non guardate questo video. Comunque, senza perdere altro tempo, iniziamo subito. Facciamo in modalità. Ma sì, dai, ultimo video modalità realistica, cazzo cene. Volevo sapere. Signora, perché questo forte? Sembra solo un magazzino. Lo è. Per questo siamo qui. Quei barbari sembrano delle brave persone. Si sostengono fra loro come se fossero tutti fratelli. Ma è tutta scena. Al calar delle tenebre si pugnalano alle spalle. Se tra loro ci sono dei lupi, non dovremmo liberarli? Questa però ha rotti i coglioni, lupi, pecore, le lupi tra le pecore, Ora pecore avevo tra i altre lupi. domande, Se ma sta una trovare morsa da una risposte pecora, non se sarebbe stanno stato tanto sul facile. cazzo le pecore. Cioè, no, non ho capito. No, non so questa che traumi ha con le pecore, io non lo so. Comunque, regà, una modalità del genere la dovrebbero Essere fare. scettici equivaleva a morire. Proteggere l'ariete. Ma il dubbio è parte integrante della virtù. Dove? Dove? Ohia! Ah, è così. Dovremmo mettere su sto piano. Dai, eh. Dai, Sata! Dai, forza. Ah, non c'è neanche il coso. Alla squadra Non serve c'è tu. neanche il coso che ti dice da dove vengono gli attacchi. Sì, però questo qui mi ha rotto i tre quarti di minchia. E scusa, dopo che mi hai rotto i tre quarti di minchia, mi ha rotto i tre quarti di minchia, scusa. Ok. Ah, li hanno proprio sterminati i miei. Venite qua. Dai, forza. Sbabbari de merda. Sato. Che cazzo stanno di noso, manco io. Però fa niente, tanto vi devo Potremmo uccidere, quindi sti proteggere cazzi di insieme. quello che dite, no? Mi spiace. Bravi, bravi, ammazzatevi tra di voi. Volete sterminati senza neanche chiedergli il permesso. Cosa vedono i miei occhi? Cosa vedono i miei occhi? Mi stanno un po' sul cazzo comunque le valchirie, ve lo dico. In generale tutti quelli che c'hanno lo scudo. Sì, sotto. Non mi importa un cazzo che sei una donna, devi schiattare man malamente. Però senza il coso che mi dice è un casino. Vabbè, modalità realistica. Cazzocene. Aia. Dai, misero, sotto. Misero. Oh, ne. Aia. Le valchirie ci hanno sta attacco stronzo. Sotto. Scusate sempre il silenzio, ma sto gioco richiede concentration. Vi vengo a dare la mano io, figliandrocchi, pezzi me, fichi di putte, bastardi, le vostre mamme buttene. Oh, cosa stanno vedendo i miei occhi?
Cosa stanno vedendo i miei? Mamma mia, una cosa. No, vabbè, pure la Valchiria, no, modalità difficile, pure. Aia. Sata. Pure la Valchiria, no, Mi devo un attimo. No. Vaffanculo. No, devo assolutamente eliminare uno di sti due, perché sennò qui la vedo dura. Aia. Dai, però, fatta ammazza. No, non mi vado a ricominciare tutto da capo. Oh, finalmente. Mamma mia, quanto siete duri a morire voi vichinghi. Guarda, non avete proprio idea. Ancora? Mi dovete rompere i coglioni? Porca troia, a costo d'ammazzare i miei. Va ammazza a tutti. Sì, però dov'è lo stronzo che sta contendendo? Dov'è? Dove sta? Ah, ok, la sto conquistando. Dov'è? Dove sta? Ma voi piccoli smerdine. No. Voi, ma proprio non ve potete avvicinare. Guarda come si avvicinano. No, te manco ti avvicini. Ma basta! Mi dovete far pena, porco due. Sentite, voi arcieri, ma avete rotto i tre quarti ne minchia, che voi non potete immaginare. E che cos'è? Dai, siamo quasi arrivati, minchia, oh. Sono morto due volte. Per due volte mi sono dovuto rifare la cosa. Quindi, raga, cercate di morire in fretta, perché sennò qui se fa notte. Se rivedremo al prossimo capodanno. Guarda questi come vanno sulla rete. Cioè, in modo che è difficile, pure i minion. Cioè, sono intelligenti. Cioè, porco due. No, guarda, no, mi immagino il boss. Che cazzo di bestia sarà? Oh. No, ho sbagliato tasto. Dai, Toc toc, motherfucker. E vabbè. Minchia, quanta precisione può avere un uomo. Cioè, per colpire esattamente il punto necessario per bloccare un intero ariete. Ecco qua, io già in modalità normale mi aveva dato un sacco di problemi. Figuriamoci in modalità difficile. Comunque è figo, secondo me dovrebbe raggiungere alcune skin. Cioè, alcuni oggetti che ci stanno qua. Cioè, che nel senso armature che ci stanno nella storia. Goodmunder. Porca puttana! Sata! Stranamente! Ah sì? E io faccio così! Che succede se faccio così? Aia! Sata! Se ne è sale! Raga, questo è forte! Stranamente, non mi sta da. Aia! Non mi sta da troppi problemi. Eh sì, però questo schiva, Stinchia, In modalità normale, la prima volta mi aveva rotto il culo. In modalità difficile, mi ha dato molti meno problemi. Ma sei un cavaliere, per una caduta svieni. Ma dai, su, abbi un po' di onore. In piedi. Oh, senti la musica tosta di Apollyon. Proprio la musica rock, quella che c'era nel Medioevo, se sapere, no? Mamma mia. Viking infami. E questo significava disfatta per il guida. Infamoni pezzettoni di merda. Sì, però, raga, certo, la manina qua con i minion. Scusate, no, per dire, no, perché se volete li ammazzo tutti io. Ma sarà un po' difficile, sai, con sto bestione, porca troia. Aia, no, sto attacco, mi devo ricordare di schivarlo. Sata, se ne. E tu!
E la testa chi è che non ce l'ha? E la testa chi è che non ce l'ha? Ah, questi poi me li faccio fuori, che è un piacere. Guarda, vanno via come il burro, vanno via. Ok, qui dovrebbe esserci il secondo step del boss. E stavolta sarà più difficile. Va là, che belli. Come si chiamano? T'ho fatto una domanda. Non mi guardare così, Non mi guardare così. Eh sì, però, porca troia. Questi lupi sono il doppio del normale, porco due. È molto forte. Ma porca puttana. No, devo far fuori i primi lupi. Devo far fuori prima i lupi, perché sennò... Ah, è vero che poi i lupi. E anche... Che... Aia! Devo far fuori prima i lupi. Che tanto arrivano, quindi... Aia! Ma avete rotto i tre quarti, ragazzo, che non li posso uccidere se non mi attaccano. Non posso capire manco da dove arriva l'attacco. La vedo tosta. La vedo tosta. Aia. Sì, ti piacerebbe, lupacchiotto. Ti piacerebbe. Dai, forza. Ah, aia. Ah, mi ha fatto una mossa tutta strana. E dai, no? Dai, viecce. I tuoi lupetti di merda non te possono aiutare, eh? Non te possono aiutare. Adesso c'è solo sti minion. Che, sinceramente, regà, i minion li dovevano addestrare meglio. Porco, si fanno abbattere con un solo colpo, poverini. Cioè, quasi mi dispiace per loro. Ma non è vero mai un cazzo nella vita. Devono muore. No, anche i berserker, quanto mi possono stare sulle palle i berserker. Quanto mi possono stare sulle palle. Vedi perché c'hanno sta attacco qua su sto. E li devi fare così. Te li devi giocare un po' sullo spezzaguardia. Perché sennò se attacchi così. Questi sono molto bravi a schivare, ma questo qui non abbastanza. Perché questo qui ha perso la testa, come potete ben vedere. E questo dovrebbe essere l'ultimo step del boss. Sbagliata. Mi piace però come personaggio Gudmir. Mi piace come stile, mi piace. Poveraccio, ha perso tutto in una singola notte. Per cosa, poi? Per cosa? Per niente. Per le manie egoistiche di Apollyon. Loro non c'entrano niente. Sono solo delle vittime. Però è vero anche che i vichinghi nel passato di proprio spontanea hanno razziato, ucciso, stuprato migliaia di persone. Quindi anche loro hanno la loro parte cattiva. Ok, Gudmundir. Uno scontro leale. Te piacerebbe. Mi sa che quella era una presa. E mi sa che ma sono evitata così. In modalità normale mi aveva dato molti più problemi. Ma forse... No, no, aia. No, l'abbraccio no. Ah, l'abbraccio no. L'abbraccio no. Sei diventato più aggressivo, eh. Minchio, Gudmundr. Quando tua madre ti ha dato sto nome ero ubriaca, me da comunque, eh. Aia. Usata. No. Ma devo un attimo giocare con più calma. Un attimo giocare. Aia. Sata. E sata. Quasi mi dispiace un po' per lui. Cioè, ha combattuto molto bene. A parte quando c'erano quei lupi di merda. Elaim ti aspetta. Questa poi è una parte abbastanza importante. Pa storia, pa trama. Che adesso vedrete il perché. Mercy, perché siamo qui?
So che tu lo sei. Carestia. Qui c'è tutto il loro grano da semina. Non ci saranno altri raccolti. In inverno si uccideranno tra loro per il poco cibo rimasto. No, il telefono no, il telefono ma no, ma no! Ho fatto un giuramento. Lottare per la pace. Niente, hanno deciso di rompere i coglioni. Così? Come lo avete fatto anche voi. Cioè, ma mi devono rovinare il finale proprio qua, porca puttana. Io devo spegnere il telefono, ma pure quello di casa, devo spegnere quando registro, proprio devo spegnere. Vabbè. Ah, sì, perché qui il nostro cavaliere si è reso conto che Apollo non era tutto sto gran condottiero. E il cibo? Perché non lo bruciamo tutto? Cosa credi che farebbero i clan se lo bruciassimo tutto? Beh, morirebbero di fame. Si unirebbero, invece lasciando solo il minimo, che basti solo per due o tre clan. Si trucideranno fra loro per qualche briciola. Tra di loro saranno i lupi a dominare. Noi non siamo qui per ucciderli. Siamo qui per insegnargli chi sono davvero. Per renderli liberi. È ora di tornare. Eh sì, a poi non c'è sta smania dei lupi e delle pecore. Vabbè, qualche trauma da piccola. Non si sa cosa gli è preso un giorno. No, voglio risvegliare i lupi tra le pecore. Via. E secondo me anche questi in futuro si renderanno conto che Apollo non è tutto questo grande condottiero che loro credevano. E poi mi sono salito anche di livello. Livello 23 storie, che poi non è tutto sto granché. Vabbè, non importa. Comunque, signori, finisce qui la nostra mini, ma proprio mini serie su For Honor, perché io penso di darlo via For Honor, che mi aveva attirato moltissimo dal trailer del coso. Cioè, i primi gameplay mi sono divertito tantissimo, solo che adesso non so, non mi come posso dire, non mi attira più come mi attirava all'inizio. Praticamente adesso mi piacciono altri giochi, poi stanno arrivando altri giochi che mi vorrei comprare, che sicuramente mi piaceranno, perché ho già giocato a quelli precedenti che mi sono piaciuti tantissimo. Quindi penso che For Honor lo venderò. E vabbè, ma ci sono divertito, mi ci sono davvero molto divertito. Magari farò anche un video proprio speciale fine For Honor, tipo. Vabbè, comunque signori, se il video vi è piaciuto, pollice in su, commentate, condividete. Un prossimo video col vostro Yuri Maverick da Svidania.